Siamo di fronte, adesso la riuscirete a vederla, a Villa Capriglio, una delle ville, diciamo, più spaventose e inquietanti. Ed eccola qua. Come vedete, è di facile accesso, speriamo di non trovare nessuno, comunque sia quando si entra in questi posti. Qual è l'entrata? Entriamo, vai! Corridoio. Ah, bene. È stata costruita nel 1700 ed è stata abbandonata intorno al 1900. Non sono sempre chiari i motivi dell'abbandono, per cui non mi spingo oltre a descrivere cose che non so. Girano un sacco di leggende intorno a questa villa, addirittura si dice che nelle notti di plenilunio la villa scompaia. C'è un'escursione termica paurosa, cioè fa più caldo fuori che dentro. Ho iniziato a sentire i primi rumori, però è tutta suggestione, perché alla fine sono solo rumori di gocce, cioè ha piovuto come dicevo prima e la casa non è che è in buono stato, per cui cioè riprendiamo l'esplorazione nella casa, perché appunto quello era un pezzettino di cortile fuori. Cosa facciamo? Cioè, saliamo? Salgo? Com'è la scena? Apri piano piano. È vuota. Niente di che. È enorme sto posto. Tra l'altro quello dovrebbe, mi sa che è un mezzo crocifisso. Come dicevamo prima, uno degli ultimi proprietari fu questo architetto, che praticamente si dice che era un satanista. Avrebbe costruito nei sotterranei di questa villa dei cunicoli, dei passaggi che portavano delle stanze ottagonali dove facevano le sette spiritiche. Ma io a questo punto direi di andare giù. Se metto il piede male, vai, ok. Tiene? Tiene. Cioè, guardate dove siamo passati ora, veramente. Ok. Cazzo, abbiamo trovato. Bene. Guardate qua. Finalmente. Qua si va giù. Fin dove arrivano i sotterranei? Quella storia brutta che ho raccontato prima.
Tra l'altro, guarda qua come si è gonfiato il pavimento. Sì. Ah, sì, ho visto le pavimenti. Qua. No, ma qua l'umidità, Ah, sì, siamo nei sotterranei della, della villa. C'è un cancello aperto che non so dove va e voglio scoprirlo più tardi possibile perché... Madonna. Sono quasi un sacco di documenti. Anche di qui, Numeri. Ci sono un sacco di questi cartelli attaccati. Da oltre 100 anni le agenzie sono in camere. Andiamo a vedere. Io, Spesso leggendo un attimo. È chiuso. È chiuso? Sì. Questo è il pozzo. È chiuso infatti. Qua è brutta la situazione. Ce l'hai? Questi sono i cunicoli di cui parlavamo prima. Domani entreremo anche qua dentro perché sono una roba abbastanza lunga. Sì, devi avere attrezzature per entrare qua. E qui va avanti il sotterraneo. Va avanti. Ecco qua. Qui c'è un altare. No, qua c'è un po' di tutto. Sono vasetti. Con... Che cos'è? Un altro pozzo, guarda l'acqua. Sono dei tarocchi. Ma sono venuti con pantelle e chiodi, cos'è che volta che trovo un pozzo in un posto abbandonato. Sì. Ma è come se mi... Cavolo, smerdire. Boh. Ah, cerchio magico. Guarda qua. Con gli spiriti. Ah, piccoli, boh. Va bene. Qua abbiamo fatto, no? Madonna. Abbiamo girato tutto il complesso della villa. E l'unico mistero che rimane è che non si sa dove porti, perché comunque volendo ci si può entrare. È stato un po'... Finché giri la parte superiore è un conto, ma poi quando scendi, poi vediamo. Se un giorno ci viene la cosa di prendere e andare proprio in quel tunnel lì, allora ragazzi... Rimane aperta. Si rimane aperta, perché qua ogni 3x2 questi posti vengono chiusi e murati. Se nel caso un giorno ci viene la cosa di rientrare e di andare a vedere cosa è in quel tunnel, ve lo faremo sapere perché faremo un altro video. È molto particolare la casa. Va bene, dai. Bella. Chiudiamo il tutto, ce ne ritorniamo a casa e ci vediamo appunto nel prossimo video.